piace. Mister De Paolo, allora dicevi il rido per non piangere è molto dura. È dura. Oggi che li vedi, i ragazzi sono questi. I ragazzi in questo momento siamo questi. Più di questo la squadra non può fare. Prendere un gol così alla fine, schierati in quella maniera, vuol dire che abbiamo qualche problema importante, no? Quindi bisogna lavorare. Io sono un uomo con i piedi per terra e quindi è normale che qua ci dobbiamo mettere qualcosa, perché dobbiamo lavorare per fare questo tipo di lavoro, anche perché penso che questa città ha bisogno di qualcosa a livello qualitativo. Quindi allenatori miracoli non li fa, non li faccio io, ma in questo momento non li fa neanche Gesù. Quindi bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo. Oggi la squadra sinceramente non è che mi è piaciuta a tratti rispetto all'altra partita, abbiamo tenuto di più. Abbiamo incontrato una squadra che ha cambiato 4 giocatori, tutti brevellini, rapidi davanti, e giocatori che magari noi non riusciamo a cambiare quando facciamo questo tipo di discorso. Però intanto prendiamoci sto punto, perché io sono un uomo di calcio. È normale che c'è la rabbia, no? Per come abbiamo preso noi. Però intanto eravamo in emorragia, no? Adesso gli abbiamo messo una piccola pezza. E vediamo in queste altre 3-4 partite di dargli qualcosa in più. Però sinceramente penso che dobbiamo lavorare molto, ma soprattutto a livello di giocatori. Quindi adesso vedremo, ne parlerò con il patron e vediamo da farsi. Hai cercato di cambiare qualcosa, se il modulo abbiamo visto anche... Ho sentito che magari... no, nel secondo tempo ci siamo messi 3-4-1-2, perché di sabato si abbassava troppo, quindi mi sono messo col trequartista. Abbiamo fatto un po' meglio rispetto al primo. Il discorso è che magari, sai, siamo in difficoltà con i giocatori importanti, perché Piraccini è un giocatore che sta facendo fatica. Di sabato non è il giocatore che magari avevo io a Savona, è un po' in difficoltà. Però è normale, bisogna lavorare. In questo momento siamo questi. Lavoriamo, sediamo, corriamo. È normale che, come tengo le orecchie basse io, li devono tenere tutti qua, tutti, tutti, perché questa è la realtà, non quella che si è predisposto prima, capito? Abbiamo visto anche la fascia di capitano a Monticone, forse per responsabilizzare di più la difesa? No, penso che di sabato non può fare il capitano. Gli ho parlato, è stato mio giocatore, gli ho detto che il capitano con me il trequartista non lo fa mai, perché non è un giocatore di sudore. Il capitano deve fare uno che suda, che lotta, che chiama, che ha personalità, che ha spessore. Questo non vuol dire che di sabato non ce l'ha, però è un tipo di giocatore che magari meno responsabilità è meglio. Non è, sicuramente ne ho parlato con lui, ho parlato con Monticone, quindi io parlo prima di fare le cose. Grazie.